Nuovo gameplay, stessa live, stesso giorno, stesso pane, stesso tutto, stesso eccetera, stesse persone che sono qui in chat con me. Grazie per essere qui, buonasera. E oggi giochiamo, raga, un gioco che si chiama Growl, non so, chiamateli come volete voi, che non sono gli urli che fanno le band metal, quella tipo. Quelli si chiamano pure growl. Infatti, se su Google scrivete growl senza la scritta arcade vicino, vi escono le tecniche per imparare a cantare in growl. Comunque, Shield, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a quelli che sono in questo video. Un bello Cadcore che mi ha detto porta Cat Mario. Io ti dico col cazzo che porterò Cat Mario. Portalo tu, core Cat Mario. Così se muori in live dal rage, almeno muori tu e non io, capito? Ciao nonne, sì. Soprattutto le nonne ancora in vita, perché io non ho più nonni. E comunque li saluto. Ciao nonni, ovunque voi siate. Questo, raga, è un gioco bellissimo. Si trovavano facilmente i cabinati nelle sale giochi. Io l'ho trovato in particolare. Mi sa di. Non sempre, però, l'ho beccato qualche volta nella sala giochi. Nella sala giochi di quando andava al mare. È un picchiaduro a scorrimento, stile tipo Sunset Ride, roba western, cowboy, gente con le fruste. È veramente sfizioso. Getting Over It, quel coso fatto col martello, non ce l'ho. Non ce l'ho quel gioco, Alfio. Quindi non saprei manco come farlo, insomma. Mettiamo la chat qui in basso. Ora lo porti tu, cazzo. Sì, fallo tu, core, fallo tu. È un gioco della Taito, raga, e questo è già sinonimo di enorme garanzia di qualità a livello retro gaming. Tu hai platinato Cat Mario? Sì. Sì, ci sto credendo. La trama di sto gioco, ragazzi, se non mi sbaglio, il tema principale è quello di liberare gli animali. Ecco, infatti, dai bracconieri. Intanto con una gra... You won't get away from... C'ha un po' la voce da Duke Nukem, questo qua. Comunque, raga, io gli alzo un po' la voce perché questo è più basso del gioco che abbiamo fatto prima. E esploso tutto, è bellissimo. Picchiavi, raga, anche le donne ben vestite. Non abbiamo liberato il leone. Accidenti. Cioè, non l'abbiamo liberato noi direttamente, quindi è scappato. Bellissimo, raga, quanto lancia. Però gli voglio alzare un altro po' la voce perché è un po' basso. Lancia la granata e si. In effetti ha senso, raga. Questo gioco ha senso perché si mette al riparo. Mi mancava il dottor Jones con una lancia razzi e minigun alla Rambo. Un Indiana Jones, non un dottor Jones. Thank you.
poi non ho capito. Ci stanno questi qua, tutti vestiti ingappucciati, oh, e poi ci sono queste col trench addosso. Che? Quanta violenza, ragazzi, hai visto quanta violenza? Quello è andato a finire sotto al treno, raga. Ma dico io, spostati, no? Questo qua, raga, somiglia a un personaggio di un altro picchiaduro. Vediamo se indovinate a chi mi riferisco. La frusta, la frusta. Ma è proprio Indiana Jones. Per essere avuto il personaggio di prima. Minchia, la frusta colpisce avanti e dietro. Ma è OP. Ora, raga, ho salvato l'aquila e per ringraziarmi l'aquila combatte al mio fianco. Ma poi sempre tonnellate di nemici, cioè. Ma quanta gente dovevano pagare questi? Questo che c'ha il camion, la mortacci sua. Ma mi pare che il camion io lo posso riprendere. No, lo riprende lui però. Occhio che questo esplode, boom! Cioè, sono esploso anch'io che sono morto. Fammi vedere. Ho liberato le aquile. Che fine di merda, io. Cioè, ma la bomba, la granata ti risolve la situazione. Vai, le aquile come mi aiutano. Vai, vai, magnatavelli. Giù. Tututum. Raga, non mi dite che questo non lo conoscete. Ah, questa è la parte bonus. Questo era un gioco che gli animalisti. È un gioco che gli animalisti sicuramente possono amare perché. Cioè, chiaramente pro animali. Okay, non serve più niente perché scarica, quindi posso buttare. Ah, basta. Vabbè, però mi mettono in mezzo. Di frusto. Tam. Big bucks for me.
What do you jerks think you're doing? L'ho salvata. Non mi pare che però l'antilope combatti al mio fianco, eh. Ah, invece sì. Vai! Vai! Bellissimo. Gli animali prima di tutti. Forse ammazzo solo quanti cristiani, però gli animali sì, infatti. I camaleonti, che cazzo sono? Oh, ma la frusta è troppo qui, ragazzi, eh? Ah, cunci. Guarda là, cioè, è OP, raga, la frusta è OP. Non fiatano proprio. Catapum, pam, pem. Però non c'è modo di recuperare la vita. Cioè, una volta che l'hai persa, non... Ah, ecco, mi hanno colpito una stolta. Si è una biba, vivi. Effettivamente, la frusta. Bella l'associazione che hai fatto. Tra l'altro, oggi... Oggi una vita l'ho visto... Sì, 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 no, l'ho visto, perché... Mi sono addormentato un po'. Ma che fai? Uccidi le tue amiche? Zozza. Cattiveria. Beh, bene o male i personaggi sono tutti uguali. Non ti sei perso niente di che. Ah, io so che Fernando si sta puntando la pistola addosso. Vuole uccidersi. Gli Aladini ciccioni questi sono. Quando Aladin mangia troppo, Quello poi si è sposato con la principessa. Si sa, no, che quando uno si sposa ingrassa. Questo è così. Oh, oh. Vabbè, io prendo questo perché è il personaggio più bello, anche perché è il più adatto al, all'ambientazione di gioco. Esplodono. Si sa per quale ragione esplode. Forse quella non era panza, ma era tutta dinamite ed esplosiva. Come si libera sto... vabbè, però fatemi alzare, porca miseria. Mi voglio alzare! Mortacci vostri.
dipende dalla Bibbia, il tipo di Fernando. Il tipo di Fernando posa della crociera che devono fare e si mette a chiacchierare con Pablo. Il tipo di Fernando? Ah, ok. Fernando è rimorso e non ha le balle di spararsi. Il colonnello tiene sempre Elvira nella fortezza e Simone sta organizzando il piano di fuga con probabile aiuto del fratello. Ah, quella là è il fatto quando il fratello dice ti aiuto. Sì, l'ho vista quella parte là. Sì, ma io voglio liberare sto cazzo di elefante. Oh, ma mi dai il tempo di alzarmi, cioè. Fernando ha buttato a terra Gaetana. Cazzo, forse me lo so perso. Questa me la sono aperta. Dai però, mi metto in mezzo, mi metto. Tu vattene a fanculo, vedi di morire, non t'alza più. Dai che sta a morire, dai. È impossibile da tirare giù. Questo è un boss mangia gettoni proprio. Che risparmiare la vita che ti devo ammazzare, porca miseria. Con il labbro spaccato, minchia, si è spaccata la testa. Ahi, elefante, dai! Pesta, pesta! La spada, voglio prendere la spada, vediamo com'è. Sacchete, sacchete. Mi schiaccia, sì. Vai, vai, vai. Oh, oh, non ti permetti di giocare l'elefante, pezzo in mezzo. Mamma mia. È gente dappertutto, sta... fanculo crepo. Chi cacchio l'aveva visto quello? Ci stava l'elefante davanti. Ah sì, anche quello l'ho vista. La denuncia a Fernando. La è proprio stata bastarda. Quella parte là l'ho vista. Quella l'ho vista. Maledetto. Un elefante che sconfigge un carro armato. Bellissimo. Carro armato sembra quello là del circo, quello che escono i pagliacci da dentro. Ah, ma ho capito che fanno ste donzelle, cacciano le...
Victor sarebbe il nipote di Simon. Di Simone. Oh. Ma come si fa sta parte? Cioè non si capisce la mini. Madonna mia, raga. Che brutta sta parte. Tecnicamente un po' scarsa, qua. Quello della deliziosa, ok. Guarda che Leonora è stupida però, facendo la figura della mongoloide. Oh, e dai. Ah, questa era la stage bonus. Mangiettoni, sì, questo è uno dei cabinati più mangiagettoni della storia, proprio. Ma dai, dai cazzotti, non batterlo. Oh, mannaggia Gesù, guarda. Vedi? Che cazzo. Ciao Kaikerol, buonasera. È esploso il ponte. Oh, il lancio. Però la frusta, datemi le fruste. Si è capito un ben amato minchia. Tornato sec, non sono morto. Sono contento, ma è un secondo account perché leggo Kaikerol il secondo. Oh! Vaffanculo. Sti aladini ciccioni del merda. Ma pigliatelo il gettone, pigliatelo. Hai perso il primo, ottimo. Mannaggia santa, sti gattoni di merda. Non ricordi più le meme. Vabbè, ma mo ti sei segnato? Segnateli i dati. Oh, non ho preso abbastanza. Ma io te la restituisco. Questi non li posso sopportare però, raga. PUBG è diventato più figo. Sì, assolutamente. È più un gioco adesso. Tutte copie di Bud Spencer. Ah, io non ce li paragono neanche, guarda. Piuttosto questo, cioè, guarda. Si è mangiato un gettone, raga. Ma si mangerà anche questo che sto per fare mo. Guarda, ti pare giusto che devi fare un attacco che ti dà tutti quei pugni, cioè io boh.
Mi sto stancando il dito a giocare a sto gioco. Mannaccia santa! Vabbè, vaffanculo. Niente, si è preso un altro gettone. Andiamoci Clark. Culo, solo così li puoi ammazzare. Dove mi trovo? Mi sono perso. E me li fai lanciare i missili? Vabbè, però. Credibile, oh. Credibile. Guarda, non mi fanno lanciare i missili, incredibile. Oh! Tanti The Rock abbronzati. Dove sto, raga? È il boss finale questo, vi prego. Perché... non gliela faccio più. Sembra il pinguino di Batman, so. Ci già mi ha levato un gettone. Mortacci. Vabbè, però, cioè, che dobbiamo fare? Mi fai alzare da terra? Sì, anche in obbligo. Sì. Questo si chiama aimbot al mio paese. Non inizia neanche a brillare, raga. Ok, Resident Evil. Ok, i missili qua dentro ce ne sono più. A me sembra più un calo di Resident Evil. Pure dei suoni. Quando fa sti fatti è meglio non avvicinarsi.
Quanto è impersonale sto boss, mamma mia. Ma quanto per morire? 7-8 mila lire ci vogliono qua. Dite raga, l'uptime 4 ore, questa è una live che potete vedere in diretta su Bisector Twitch. Questo è un gameplay che io ritaglio e... Oh, quando l'ha sputato solo? Che ritaglio e condivido su YouTube come esperienza. Questo raga, mi ricordo che sto gioco non l'ho mai finito nei cabinati. Questa è la prima volta che lo finisco, proprio in generale. Perché era difficilissimo e perché mi piaceva fare giusto i primi livelli. Mi sfiziavo con le frustate e basta, ah, poi... Me ne andavo perché ero consapevole e cosciente che ciucciava denari come non mai. Prafe vivi. Oh, e vuoi morire? Ma che cazzo? Uno dei final boss più brutti della storia, ragazzi. Mamma mia, che schifezza. Hey, come on. Si è fatto niente, però. Ma non muore? Che dobbiamo fare? Dai, ma come cazzo? Guarda. Mamma mia, che schifo di boss finale. Ai, siete liberi! Yeah! Allora, raga, questo gioco sono belli i primi livelli, poi diventa monotono, ripetitivo. Resta caruccio. Il boss finale fa veramente schifo. Non me lo ricordavo proprio, ma fa veramente schifo il boss finale. Niente, questo è Growl. Growl, non lo so, chiamatelo come volete. Team Zuntata. E morendo altrettante volte, Shield. Ma così dovrebbe essere, però, effettivamente. Che gli animali non hanno colpe. È l'uomo che è veramente una merda. Stiamo distruggendo la terra, ragazzi. Più schifo di così non possiamo fare. Io prendo spesso come esempio, ci sono sia le immagini sia solo le scritte su internet, quando dicono sulle spiagge non accettate gli animali come i cani, per esempio. Poi c'è a fianco l'immagine del passaggio dell'uomo, tutte bottiglie, carte, schifezze varie che lasciano gli incivili sulle spiagge. Effettivamente ha senso, perché i cani non sporcano in quel modo la natura. Quindi... è un'immagine che effettivamente fa riflettere. Bene, il gioco è finito. Tu più o meno a che ora stacchi? Adesso, Core. Infatti io ringrazio un'ultima volta chi è stato con me in live, chi ha guardato questo gameplay. Raga, Thunderup, vedo di recuperarlo magari domani.
prima di iniziare la live me lo gioco così, lo pauso lì e vediamo se mi va avanti. Parto la live, la faccio poi partire direttamente col main. E poi mi ritaglio i video. Questo era Growl, questo era Vivisector, link in descrizione. Se volete supportarmi, ricordo un'ultima volta che raga, è finito, cioè fra poco finisce il giveaway. Se avete intenzione di fare la subscribe al mio canale, fatela oggi perché domani farò l'estrazione. Wolfenstein New Order è il titolo in palio. Se volete fare acquisti su Amazon Instant Gaming, sul mio canale Twitch o comunque nel link nella descrizione del video ci sta quello di Instant Gaming, a voi non costa nulla, a me mi date un piccolo aiuto. Grazie, 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 grazie. Buonanotte a voi. Stay nerd. Oggi raga la live è stata un po' bastardina con me. E poi tra l'altro durante la cena, vabbè, ho detto tutto.